Buongiorno a tutti, per la rubrica passaggi del canale Net Apprendere dell'Università del Salento noi oggi siamo in collegamento con Torino per darvi un anticipo di quello che starà per avvenire tra pochi minuti, e cioè la conferenza stampa di presentazione di Arianna, la rete euromediterranea per la cultura e il patrimonio. E abbiamo in collegamento Antonio Damasco, il direttore della Rete Italiana di Cultura Popolare, che organizza tutto l'evento. Ciao Antonio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, come dicevo, per i nostri follower del web stiamo cercando di dare un anticipo dei contenuti della conferenza stampa per tutti coloro che, come me per esempio, che sono qui a Lecce, non possono essere lì a Torino. Ci dici questo evento, perché lo state organizzando e che cos'è la Rete Arianna? Beh sì, stiamo per cominciare la conferenza stampa, ormai è imminente. Arianna è un network sulla cultura popolare che lega, diciamo, questa regione, se vogliamo chiamarla così, del Mediterraneo, le sponde del Mediterraneo, dalla Francia alla Catalunia, alla Spagna, fino al Marocco, alla Tunisia, alla Grecia, all'Italia. E in tutto questo contesto la cosa fondamentale è pensare che il lavoro che si sta facendo insieme è di messa a sistema, cioè di capire che cosa abbiamo. E quando ci siamo incontrati abbiamo visto che abbiamo molte cose comuni, tantissime cose comuni, e spesso alcune sono ripetizioni. Nel momento in cui si mettono insieme, non solo queste ripetizioni scompaiono, ma diventano esponenziali, la potenza di questa diventa esponenziale. Allora abbiamo l'anno scorso già organizzato un primo festival itinerante del Mediterraneo, mettendo in rete più di 10 festival sul Mediterraneo, e ora siamo qui per presentare all'Italia questa rete e quello che sarà il programma del 2013. Benissimo, quindi tu lì hai un bel po' di ospiti, come vedo anche dal programma, no? Venuti da diverse parti del Mediterraneo, lo diciamo magari perché oltre all'Italia nella rete arianna c'è la Catalunya, il Marocco e la Francia, giusto? Sì, sono imminenti anche le entrate della Romania, della Tunisia. C'è la Grecia già in rete, ma non è riuscita a venire in questo momento, quindi si sta allargando a macchia d'olio su delle azioni specifiche, non tanto sulle parole o su un'idea. Queste azioni hanno a che vedere con la valorizzazione del patrimonio immateriale delle culture locali, giusto? Assolutamente, quindi vuol dire feste, riti, tradizioni, canti, ma vuol dire anche lavoro, vuol dire modelli di socialità, vuol dire immigrazione, emigrazione, cioè significa tutto quello che ha a che fare con una comunità. Quindi oggi gli ospiti che vedremo anche noi adesso in collegamento illustreranno un po' quelli che sono gli eventi per l'anno 2013. Sì, credo, tra l'altro oggi ci sarà alle 15 una riunione più specifica a porte chiuse di tutti quelli che hanno firmato il protocollo d'intesa Arianna. Oggi probabilmente quello che vi diranno i nostri ospiti è quello che sono gli intenti, è quello che stanno facendo loro sul territorio, ma è molto interessante perché è ricco quello che stanno facendo, nonostante la crisi, anzi forse proprio grazie alla crisi sta nascendo questo network, e questo è uno degli elementi positivi di questo momento terribile che stiamo vivendo in tutto l'Occidente. D'accordo, non lo so, vuoi dirci qualcos'altro oppure magari ti libero per i tuoi impegni, che sicuramente lì qualcuno ti sta chiamando, vogliamo chiamare qualcun altro? L'unica cosa, e poi naturalmente di passo vari soggetti, persone che sono qua, e credo che sia una delle prime volte che ci si incontra pensando già dei progetti specifici, il secondo festival itinerante, una piattaforma web comune per la mappatura sulla cultura popolare, un progetto editoriale, un bando per una persona che andrà a lavorare sulla rete Arianna, cioè ci sono dei progetti specifici dove abbiamo trovato delle risorse e quelle risorse verranno impiegate sull'area euromediterranea. È un progetto che parte dal basso, lo sottolineerei perché sono enti locali, c'è il Comune di Barcellona, la Generalità della Catalunya, il Comune di Fes, sono soggetti che si mettono insieme, la provincia di Torino, dalla quale stiamo trasmettendo, per costruire qualche cosa che attualmente non è mai stato costruito, e mi sembra un messaggio che dovremmo dare anche a chi governa e a chi ci governerà, soprattutto in Italia, certo. Fra non molto. Antonio, diciamo magari per chi ci ascolta, qual è il contributo dell'Italia magari rispetto
dentro la rete Arianna e quindi con le progettualità che noi portiamo? Arianna sta portando, la rete italiana sta portando all'interno un background che è quello di avere costruito la prima rete in Italia. Naturalmente gli altri paesi non sono ancora costruiti in network. Quello che è importante è pensare quel network come ragiona con i vari, qua rappresentata non è solo la rete italiana, non è la provincia di Torino, ma è rappresentato l'80% dei territori italiani, la regione Molise come quella calabrese, come quella siciliana, come la Valle d'Aosta, il Bolzano, cioè c'è un territorio che si muove. Attualmente loro sono rappresentativi della loro comunità, il comune di Barcellona, di Fes, quindi si tratterà di costruire un network anche nei loro paesi per ragionare a sistema, quindi è quello il grande lavoro che si va a fare insieme. Okay. Io vedo anche altre persone dietro alle tue spalle, credo che siano gli altri ospiti. Io ti passerei, se siete d'accordo, inizierei con il presidente della rete italiana, il professor Ugo Perone, e poi man mano ci sarà la Catalogna, il Marocco, la Francia, che potranno raccontarci benissimo, delle cose. D'accordo. Va bene? Grazie Antonio. Grazie. Ci vediamo dopo. Ecco qui. Alla postazione. Eccomi. Salve, buongiorno. Perone. Buongiorno. Lei è il presidente della rete italiana? Sì. Sì, buongiorno. Allora, ci vuole dire qualcosa rispetto a questo evento che state organizzando lì a Torino? Beh, è un evento classicamente di rete, verrebbe da dire, nel senso che la funzione della rete è quella di raccogliere delle ricchezze che ci sono sul territorio, metterle in contatto e farle comunicare. Ora, questo nella storia della rete italiana di cultura popolare è già ampiamente avvenuto in Italia e questi collegamenti ne sono anche una testimonianza, cioè mettere insieme province, città, territori, università, insomma, persone che si occupano di cultura popolare e farle parlare. Allora si è un po' estesa la prospettiva perché si riguarda tutto il Mediterraneo, quindi congiunge dei territori e delle reti che sono in Francia, che sono in Catalogna, che sono in Marocco, e l'idea da cui si è l'esperienza, non solo un'idea, perché è importante che non siano solo dei progetti, ma siano anche delle cose che si fanno. L'esperienza che già l'anno scorso si è fatta di un festival itinerante, quindi della possibilità di scambiarsi delle esperienze, scambiarsi degli artisti da un territorio all'altro, creando una rete di circolazione della cultura popolare, ci è sembrata riuscita. Abbiamo a suo tempo l'anno scorso già firmato un protocollo d'intesa e adesso siamo qui per riprogettare le iniziative dell'anno 2013 e anche per, attraverso i colleghi che vengono da questi territori, studiarne e calibrarne il modo di realizzazione. Sì, Giochè, cioè lei Presidente, vorrei anche ricordare l'interconnessione che c'è con l'Università del Salento e la Rete Italiana di Cultura Popolare, perché l'Università ha aderito alla rete, ha attivato un'antenna locale qui nel Salento attraverso il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo dell'Università, il referente il professore Colazzo, e da qui insomma già l'anno scorso abbiamo cominciato ad avviare una collaborazione con voi, con la rete, attivando la Summer School sulle Performing Arts e la Community Care, in cui la Rete Italiana di Cultura Popolare è partner. E quest'anno è poi nostra intenzione, adesso ci accingiamo a varare il nuovo programma per questa estate, e non solo la rete sarà partner ancora quest'anno, ma poi la nostra idea è anche quella di estendere anche ai partner della rete ariana e quindi riuscire a trovare delle modalità di scambio proprio attraverso le performing art con questi altri paesi del Mediterraneo, quindi a maggior conferma e riprova di quello che lei stava dicendo adesso, della interconnessione stretta che si sta cercando di creare su questi territori e, per scambiare, mettere a sistema e scambiare le culture locali che diventano poi un patrimonio che non si cristallizza soltanto nel luogo che lo ha generato, ma poi circola e si confronta con gli altri patrimoni, con le altre culture. Sì, sì,
Se mi permette una considerazione, io nella mia esperienza ho vissuto e sto vivendo un ruolo doppio. Da un lato io faccio l'assessore della provincia di Torino ed è in questa funzione che io sono diventato anche presidente della rete, perché la provincia di Torino è stata fondatrice ed è uno dei partner più consistenti della rete, ma anche professore universitario. E quindi per me è molto stimolante, interessante e importante. Importante è che a essere partner della rete non siano soltanto le istituzioni locali, come possono essere la provincia o le città, ma come nel caso di cui stiamo appunto parlando delle università, perché è importante che usciamo da una prospettiva di identificazione della cultura popolare in termini di stretto localismo. Quindi proprio lo studio, proprio la ricerca, proprio l'archiviazione di tutta una serie di tradizioni che sono molteplici, diversissime, sparse sul nostro territorio, è una funzione importante. Io non so, posso dire, io sono stato molto orgoglioso del fatto che la rete sia diventata erede dell'archivio e del patrimonio archivistico di Mauro. Perché non stiamo parlando di qualche cosa di marginale, stiamo parlando di documenti importantissimi, scientifici, autorevoli. Allora la rete si sta proponendo in Italia come il punto di coagulo di appunto forze capaci di affrontare la questione in termini scientifici importanti. Quindi la collaborazione con un'università è non meno importante che la collaborazione con gli enti pubblici territoriali. Sì, certamente. Grazie Presidente. Grazie di questa occasione di colloquio e buon lavoro. Grazie a lei. Dovrebbe esserci Valentina Padovan della rete che ci aiuta a gestire gli altri, eccoci, qua, Ada. Gli altri ospiti. Ciao Valentina. Bentrovata. Adesso faremo una sorta di carrellata degli ospiti che arrivano dal bacino mediterraneo. In questo momento ti vorrei presentare Ferran Morillas, che è il direttore del Kadar Production Culturale. Che arriva dalla Catalogna, che accompagnerà Francesc Fabregat, che è responsabile dell'area culturale popolare di Perfetto. Barcellona. Allora. Ferran. Ciao Ferran, benvenuto. Ciao, gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, ¿y tú? Allora, la Catalogna è partner dell'area italiana. Sì. So che avete un sacco di progetti voi lì. Molto bene. Intentiamo, sì, per la vocazione che noi abbiamo di fare, di lavorare in questo spazio del Mediterraneo, innato a noi sempre cercare una collaborazione con tutti i popoli e paesi che sono in questa area. E noi siamo qui a Torino, questa volta con il Comune di Barcellona, con il responsabile dell'Istituto di Cultura di Barcellona, con Francesc Fabregat, che è vicino a me. Buongiorno. Anche con il responsabile direttore della cultura popolare del governo catalano. Ci volete così illustrare anche per il popolo italiano e comunque le persone che si stanno collegando adesso sul web, quali sono i progetti che porta la Catalogna nell'area italiana e che quindi entreranno a far parte del cartellone comune condiviso del 2013? Normalmente per quanto riguarda il Comune di Barcellona, sempre in settembre alla festa di Barcellona, una festa aperta al popolo, una festa che si fa alla strada sempre, e per quanto riguarda
all'azione concreta della rete ariana, sempre pensiamo che la giornata della Torre Umani è dove si può fare un scambio con altri membri della rete. Abbiamo parlato magari di fare un scambio con il Marocco, perché facciano una tradizione similare alla Torre Umani catalana. E d'altra volta il governo catalano sta facendo un lavoro di mettere insieme tutto il studio e ricerca della festa tradizionale, come esempio che ha fatto la Rete Italiana di Cultura Popolare, e prendere questo esempio per fare da noi in Catalogna. E altri progetti sono l'Ecomuseo, fare anche una rete di ecomuseo alla Catalogna. E questo siamo qui per lavorare tante cose. Sì. Per scambiare queste iniziative e metterle insieme a sistema. C'è anche... So che Antonio mi diceva una volta che voi anche avete avviato un archivio, un progetto di archivio lì in Catalogna. Questo sì, lo farò parlare io, spero che arriva Luis Puig, che è il responsabile della direzione della cultura. Lui, parlare esattamente di questo progetto. D'accordo, ok. Passo a Francesc Fàbrega perché comunque va bene, saluto. Sì. Grazie Ferran. Lo aiuti con la traduzione. No, non mi ha problema. Buenos días. La tengo invitada y somos hablar muchos para escuchar uno. Lei è responsabile della... Bene, io ti oigo perfetto. Dell'area di cultura popolare della Comunità di Barcelona. No, no hablo italiano, però te entiendo bene e capito tutto bene il italiano. Lei quindi è responsabile dell'Ajuntamento di Barcelona? È come la vostra comuna, della comuna di Barcelona. Quindi responsabile della cultura popolare, dell'area cultura popolare. Mi sente? Esatto. L'area che i suoi gruppi, la oigo bien. Tu non mi oyes? Sì. Es el área que agrupa todas las relaciones con la festividad, la fiesta, la tradición y los grupos. Bene. Bien. Bien, muchas gracias. Gracias. Ciao. Ciao. Ci salutiamo, arrivederci. Valentina. Come vedi, Ada, ci sono suoni differenti di lingua, questa è anche la bellezza, no? Di mettere insieme tante realtà. Ma adesso abbiamo un altro ospite, Luis Puig del Comune di Barcellona. Oltretutto parla anche in italiano e così faccio due parole anche con lui. Sì. Va bene? È il direttore del Centro di Promozione della Cultura Ciao. Popolare. Ok, c'è questo, sì. Ma non siamo del Comune di Barcellona, eh? No. Noi siamo del governo di Catalogna, okay. Il Dipartimento della Cultura del governo di Catalogna. Sì, mi senti? Prego. Va bene. Aspetto la tua domanda. Se ci vuole illustrare un po' le sue funzioni, le funzioni del centro e poi i vostri programmi. Guarda, questo centro che lavora per la cultura popolare tradizionale è fondato nell'anno 1993. Allora questo vuol dire che portiamo 20 anni lavorando per la ricerca e la diffusione di tutto il patrimonio immateriale, di tutta la festività tradizionale, la musica, il canto, il gioco, la danza, il ballo. In questo momento abbiamo già bisogno l'obiettivo di fare collaborazione con tutta la Mediterranea per cercare associazioni culturali che lavorano insieme con le nostre associazioni della Catalogna. No? Per questo motivo abbiamo iniziato un festival di cinema etnografico. In questo prossimo estate
sono quattro città di Catalogna che faranno questo festival, e allora abbiamo venuto qui per cercare con che quattro ecomusei della rete italiana possiamo fare questo gemellaggio, anche no, non solamente con l'Italia, con la Grecia, con il Marocco, con la Francia, per far no? circolare per il festival. Cultura tradizionale di nord a sud. Esattamente. Sì. Sì, sta bene così? Sì. Non è molta connessione. Sentiamo abbastanza bene, sì. Non si sente niente. Sì, sì, va bene. Sono un po' attratti prima, ma adesso va bene. Il direttore della rete Damasco ci ha parlato anche qui, ci ha parlato di questo festival e pensavamo, non so se ha avuto modo già di dirglielo, pensavamo anche di farlo in questo circuito di scambio, di farlo arrivare anche qui nel Salento a settembre. Benissimo, sì, un po'. Noi sì, un po'. Ancora non abbiamo parlato del posto dove si faranno l'Italia, ma secondo Damasco hai parlato già di Salento, benissimo, sarà un bel lavoro. Sì, l'idea è di farlo circolare, di scambiare i film in concorso nel festival e far ripassare all'interno della Summer School of Performing Arts and Community Care che facciamo, questo sarà il secondo anno, l'abbiamo avviato l'anno scorso questo progetto, lo facciamo tra fine agosto e inizio settembre di solito qui nel Salento, in programma ci sarebbe questa possibilità, insomma, poi sempre per scambiare e condividere all'interno della rete, insomma, le iniziative. Bravissimo, se questo progetto va avanti, noi siamo felici di tirare avanti questa collaborazione con il Salento, bravissimo. Bene. Grazie. Grazie a voi. Valentina, chi ci proponi ora? Allora, da adesso passiamo dalla Catalogna alla Francia e ti presento Pierre Julien Cannone, che è responsabile dei progetti e delle relazioni internazionali dell'Association Nationale Culture et Tradition. Adesso Pierre Julien arriva. Oltretutto ti presento anche, ma sicuramente la conosci già, Irma Bekis della Rete Italiana Cultura Popolare. Che sarà Julien, no. Parla francese, giustamente. Allora, una cuffia a Pierre Julien e una a te. Buongiorno. Parlate qua, eh. Ok. Bonjour. Hi. Buongiorno. Prego. Alors, si vous voulez parler de votre attività. Ah, bonjour. Moi, je suis Pierre-Julien Cannone, je représente l'association Cultures et Traditions qui est basée dans le centre de la France à Ghana. Allora, è Pierre-Julien Cannone che rappresenta l'Associazione Nazionale Culture et Traditions con sede a Ghana. On est une association qui travaille depuis plus de 45 ans sur la préservation et la valorisation du patrimoine culturel immatériel. Allora, sono più di 35 anni che questa associazione lavora sul territorio per la salvaguardia e la tutela del patrimonio immateriale. Voilà. L'action la plus visible qu'on mène, c'est un festival Les Cultures du Monde depuis 40 ans. E si traducono le loro attività in modo più evidente in un festival che viene tenuto da più di 35 anni e che è il Festival delle Culture del Mondo. Mais on mène aussi tout au long de l'année des actions de recherche, de collectage sur le terrain, des ateliers, des stages autour de la musique, la danse, les savoir-faire, l'artisanat. Ecco, e durante l'anno però si tengono comunque delle attività che si estricano nei settori più vari, danza, musica, teatro e artigianato. Et ce qui nous intéresse de participer à un réseau euro-méditerranéen, ça serait de pouvoir faire tourner des artistes traditionnels français dans d'autres festivals et d'accueillir des artistes d'autres pays euro-méditerranéens dans notre festival. Et donc, uno dei motivi
principale di interesse per la rete euromediterranea Arianna consiste nel far circuitare artisti, spettacoli e saperi nell'ambito appunto delle varie sedi della rete Arianna e naturalmente ospitare parimenti anche i festival presso la loro sede. Voilà. Puisque on considère toujours que pour préserver sa culture traditionnelle, il est toujours important de connaître les autres cultures et de dialoguer avec les autres cultures. Il motivo fondamentale della nostra attività è quello comunque di conoscere innanzitutto le culture altre e farle incontrare con la nostra per poter arrivare appunto a tutelare e salvaguardare i patrimoni. Ok. Molto interessante, grazie. Complimenti. Grazie. Arrivederci. Ada, siamo proprio in procinto di iniziare la conferenza stampa. Adesso incontriamo ancora Khalid dal Marocco. Tamer, che è il responsabile del Collectif e dell'associazione Grande Soleil. Ecco, così facciamo ancora due battute, Ada. Poi noi ti ringraziamo per questa partecipazione, ringraziamo tutti voi e partiremo con la conferenza stampa. Prego. Grazie, Ada. Valentina, grazie a voi. Je me présente, je m'appelle Khalid Tamer, je viens de Marrakech où on travaille sur le patrimoine immatériel et matériel du Maroc. Mi chiamo Khalid Tamer e lavoro sul patrimonio, sono di Marrakech e lavoro sul patrimonio materiale immateriale in Marocco. Ça fait quelques années que nous avons pris le travail avec les jeunes pour essayer de transmettre un patrimoine qui est en train de mourir au Maroc. Donc on essaye de revisiter notre tradition, les acrobates Oulad Ahmed Moussa, les marionnettes et les conteurs de la place Jamal. È da qualche anno che abbiamo iniziato questa attività, soprattutto con i giovani, per fare in modo che questi patrimoni non si estinguano, per passare loro i saperi, per rivisitarli e ripresentarli. Le attività si riferiscono soprattutto a teatro di strada, marionette. Les acrobates. E gli acrobati. Mm. Qu'est-ce que je veux nous, on essaye de mettre en valeur ces places publiques. Autrefois, il y avait des places publiques dans tout le Maroc. Aujourd'hui, ça n'existe plus parce que c'est voilà, le patrimoine architectural qui a tout changé. Et on essaye de remettre dans les villages. On travaille dans les villages autour de Marrakech. E la salvaguardia della tutela si riferisce anche alla parte architettonica, quindi appunto al recupero di alcune aree sulle quali, riproponendo questi spettacoli, si riesce anche a salvaguardare il patrimonio appunto architettonico stesso. Okay. Grazie. 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 Ada, grazie ancora. Grazie. Iniziamo la conferenza stampa. Dato passaggio insomma di quello che avete lì e che tra poco accadrà lì nella conferenza stampa. Se vuoi aggiungere qualcosa, Valentina? Guarda, la giornata sarà molto intensa. Ci sarà conferenza stampa adesso, poi un tavolo di lavoro nel pomeriggio per capire in che modo attuare poi quello che ci siamo raccontati, partendo dall'incontro poi di Sassari dell'anno scorso. E in più questa sera tutta la rete euromediterranea parteciperà ad una cena a casa di una famiglia etiope che aderisce al progetto Indovina chi viene a cena. Quindi sarà una giornata ricca, siamo pronti. Bocca al lupo per tutto e ci risentiamo presto e ci rivediamo, spero. Grazie. Ciao Vale. Grazie, ciao. Ada, grazie a te. Una buona